Purtroppo abbiamo perso tante unità nel mondo artigianale. L'Abruzzo, purtroppo, è maglia nera con oltre 10.000 perdite di partite IVE, collaboratori, soci all'interno delle imprese artigianali. e Per questa ragione chiediamo un intervento specifico, puntuale a livello finanziario da parte della Giunta regionale per sostenere lo strumento della bottega scuola. Imparare facendo tre anni sostenuti dalla Regione Abruzzo per creare nuove figure professionali, per sostenere la formazione ma anche la, eh, il rinnovamento del, mh, della classe imprenditoriale artigianale. Purtroppo i numeri sono impietosi e considerate che siamo usciti dal rientro della sanità e quindi la Giunta regionale ha a disposizione un bilancio molto più eh, florido degli anni passati, può intervenire in maniera decisa almeno con un investimento di un milione di euro per sostenere la formazione nel settore dell'artigianato. Non va molto bene neanche a Teramo. No? Assolutamente no, la provincia di Teramo è terza eh, maglia nera in Italia, è quindi davvero un dato molto negativo. Per questa ragione, presentiamo questa interpellanza proprio qui a Teramo con il sostegno e l'aiuto professionale delle organizzazioni di categoria per inviare un monito forte alla giunta regionale affinché oltre al Napoli Calcio si investa su attività concrete come quelle dell'artigianato locale. Sinceramente, sono dati allarmanti. Noi a... Abbiamo fatto anche un comunicato che è stato recepito da Dino Pepe, il quale ha, si è attivato per cercare di risolvere questo problema, perché è un problema gravissimo, cioè noi vediamo che i ragazzi, i giovani, non iniziano più l'attività artigiana. Il primo errore per me penso che sia stato quello di abolire la la scuola di avviamento professionale perché già lì c'era una conoscenza delle attrezzature e quindi venivano portato verso il lavoro. Oggi abbiamo l'unica possibilità è la Bottega Scuola che abbiamo voluto e abbiamo fatto approvare dalla Regione Abruzzo e ha funzionato fino al 2008 che è stata finanziata, dopo il 2008 non è stata più rifinanziata, quindi noi l'allarme è, è quello che... Queste, queste imprese artigiane si sono cancellate, oltre 3.000 sono state cancellate in Italia. Noi siamo la terza città in Italia che ha avuto più cancellazioni.